netto ritardo. Vlasic in area di rigore. Vlasic, parata di Andanovic. Ma l'impressione che si ha è che basti veramente poco all'avversario per darci fastidio e arrivare al tiro. Sempre secondi sul contrasto, sulle seconde palle, corriamo a vuoto. L'impressione è che appena l'avversario, anche nell'uno contro uno, decide di accelerare, noi andiamo in difficoltà. Ora Sec, tre quarti centrale, Toro vicino al gol con Vlasic, ancora sulla destra Lazaro va a puntare Darmian, poi dà in orizzontale a Sanabria, scambiano i due, ancora Lazaro, Sec, tre quarti di destra, lato corto all'area di rigore, va a puntare Di Marco, c'è il raddoppio di Darmian, Sec palla sul mancino, continua a entrare in area di rigore, arriva la finta del cross, rimane lì Darmian, ancora pallone per Lazaro, sposta il pallone sul destro, arriva il cross sul secondo palo, Dumfries in corner. Ragazzi miei, non va bene così. Non va bene. Perché la prima parata della partita vera è arrivata da Andanovic, che di piede ha salvato su Vlasic, che forse poteva fare qualcosa di più. È stato bravo a crearsi l'occasione. Qui ha risposto con reattività. Voi mi direte, se pigliava gol anche così. Ci servirebbe, secondo me, in queste situazioni in cui il gioco non funziona, non fluisce ed è lento, ci servirebbe un giocatore come, non so, il Papu Gomez, che era quello che spalle alla porta, piccolino, si girava, ne saltava un paio, ti creava la superiorità, e anche se non avevi la fluidità di manovra, comunque c'era un giocatore che sparigliava un po' le carte. Invece noi non, questo giocatore non abbiamo. Adesso cross di Ciala, bellissimo! Bellissimo il cross di Ciala, sfiora con la nuca De Vrij, forse Skriniar, poi c'è anche una deviazione, forse decisiva, da parte di un giocatore del Toro che mette il pallone in corner. Cioè, non ci riesce niente, siamo lenti. Siamo impauriti, sfiduciati, vedete voi un po' tutto qua, Andanovic. Ci sono dei bei ingredienti lì, Fili. Ci sono dei bei ingredienti. Ma sbaglio? No. Quello che vedo è questa cosa. No, proprio. Da capire perché sta succedendo questo. Cioè, se è un fatto di testa, se è un fatto di gambe, se è un fatto di allenamento. Nelle cose basilari, nel disimpegno, eravamo abituati. Toccavi la palla al massimo due tocchi, uno sta qua, addirittura nel fare il passaggio vedi i giocatori che la toccano tre volte, quindi metti insieme che davanti non si muovono, tu che di solito nel primo tocco avevi già la visione di gioco, quindi siamo in grande difficoltà. Lautaro dal limite dell'area prova a fare tutto da solo, Barella chiama palla, non gliela dà, altissimo il tiro di Lautaro, buona la preparazione. Però forse c'è una deviazione però qua, A me è sembrata una deviazione da parte di Gigi. Io non l'ho vista. No? No. Mi sembra che la palla stesse andando dritta e poi si è impennata. Ma hai visto che il pallone non ha cambiato i giri? No, ho visto solo che si è impennato. Vedi comunque l'attaccante, no? Che in questo caso è Lautaro Martinez, quando vede che non riesce a ricevere il pallone dei propri compagni, prende la palla, cerca di trovare una soluzione personale. Poca roba, se ci si aspettava una reazione a livello mentale, ecco, quella non c'è stata in questo primo tempo. Abbastanza deludente l'Inter back in questo... Sì, siamo in difficoltà, è inutile nascondere, in quei casi lì bisogna trovare la giusta motivazione per ripartire, perché il calcio non è, noi commentiamo, non è che schiacci un pulsante e cambia tutto, quindi ci aspetta un lavoro per riportarli un attimino anche come atteggiamento giusto, con la cattiveria, con la... perché... secondo me, tra l'altro, parlavo anche prima con tra di noi in pubblicità, insomma, un po' è andata via l'autostima, vedi i giocatori che hanno la palla e ne vedi tre o quattro fermi, quindi lì vuol dire che devi proprio ripartire col concetto di squadra. Poi da lì si va a creare il gioco, ma se non c'è la base è un periodo sicuramente difficile. Proviamo a tradurre in voti, Filippo, questo primo tempo, anche se mica facile. Allora... Per quanto riguarda gli up, metto Andanovic per la parata su Vlasic, che comunque è stata importante, 6,5. Metto Çalhanoğlu perché in mezzo al campo, lo abbiamo detto anche prima, è l'unico che veramente si fa vedere, va a prendere palla, lo trovi a destra, lo trovi a sinistra, lo trovi che arretra tra le linee della difesa, ha voglia di giocare, ha voglia di dare una scossa, cosa che gli altri, anche lo stesso Brozovic, non ce l'ha questa cosa in questo momento, 6,5 a Çalhanoğlu. E se devo trovare un terzo è molto difficile, il terzo potrei dire Lautaro, perché ha preso qualche fallo, ha tirato un paio di volte in porta, 6 meno,
Ma giusto per trovare un sì, terzo, sì. Perché sennò però diventa difficile. Filippo ha trovato i tasti. Sala si fa vedere, poi magari può sbagliare tutto, però si fa vedere. Io dai due giocatori che mi aspetto è proprio Brozovic e Barella che esatto, spariscono. Che dai, li voglio da leader, ecco. Chi scende, Filo? Allora, sicuramente le due fasce, Dumfries e Darmian, ma magari non è colpa neanche loro, magari è colpa della manovra che non c'è, capito? Però Dumfries è lento. Sì, ma non tanto lento nella ripartenza, è lento nelle chiusure, è lento a livello proprio distinto nell'andare sul pallone. 5 a Dumfries, 5 e mezzo a Darmian, perché qualcosina in più ha fatto, un pochino più attento è stato, forse anche meno chiamato in causa da quella fascia, perché da quella parte ci sono Vojvoda e Vlasic, di là invece Sek ha fatto qualcosina ma un po' meno, però 5 e mezzo glielo dato, ok. E il terzo è Brozovic. Potevo darlo a Barella, a Brozovic, ma Brozovic, continua a ripetere, è quello da cui io mi aspetto che... Cioè, è vero che è marcato, ma chi se ne frega? Cioè, tu devi andare a proporti, devi spostarti. 5, cioè, non c'è Brozovic in campo in questo momento. È curiosa sta cosa, cioè, quello che era il cuore, il cervello pensante dell'Inter fino all'anno scorso, quest'anno sembra essersi un po' rattrappito, cioè proprio... Però, scusami Francesco, è parlando... È così Brozovic, è così statico, così senza idee. No, io invece voglio andare un po' oltre. Cioè, giustamente noi stiamo valutando singolarmente ogni giocatore. Tu stai parlando di Brozovic. Secondo me è proprio il contesto che è intorno che l'ha rallentato nel pensare, perché lui... Come riceve palla, l'anno scorso aveva 2-3 soluzioni, quest'anno non ce l'ha, perché per esempio questa partita, stiamo su questa partita, ogni giocatore dell'Inter, che può essere Brozovic, può essere un altro, prende palla, De Vrij, quando usciva, mi ricordo, De Vrij usciva, dava la palla a Andanovic, trovava o due soluzioni, Barella si allungava, Çalhanoğlu si accorciava, perciò c'erano due soluzioni, la squadra avversaria andava in difficoltà. Ma se nel momento in cui Brozovic prende palle, oltretutto adesso, ma non solo col Toro, un po' tutte le partite ormai lo marcano, cioè tu devi avere una squadra, secondo me è proprio il contesto, Francesco, che non sta girando. Cioè, e quindi non fa girare nemmeno lui. Bravissimo, perché oltretutto, ma anche lo stesso Lautaro Martinez, che calcia da 45 metri in porta, poi magari poteva fare lo stesso. Quello è un segnale che l'attaccante non riesce a ricevere palloni dei suoi compagni. Allora, secondo me, io metterei in mezzo proprio il contesto della squadra intera che non sta girando. Ecco perché prima si diceva, perché vanno Ezio, mi sembra, perché danno sempre la palla dietro ad Andanovic, perché non ci sono sbocchi davanti, e automaticamente tornando su Brozovic paga anche lui. No, ma io infatti ho messo quei tre, ma potevo mettere ma non sette, sto discutendo le pagelle, sto dicendo, è un contesto, ma infatti io sono strad'accordo con te, poi è chiaro che se devo metterne tre, certo. Io, quello che dici tu è verissimo, soprattutto quando parli della difesa, degli inserimenti dei difensori, cioè Bastoni, quando quell'anno scorso arrivava, faceva l'ala, entrava in area di rigore, riempiva l'area. De Vrij faceva quello che diceva Giacomo, anticipava, prendeva, usciva anche centralmente, bravissimo, creava la superiorità numerica. Skriniar lo trovavi a crossare a destra da ala destra e... ma anche lo stesso, per esempio, prendendo Di Marco, no, questo primo tempo ha fatto fatica ogni tanto Di Marco, o spesso quando sta bene la squadra gira, che ci sono dei movimenti, va sul fondo, mette la palla in mezzo con Dzeko e Lautaro, diventi pericoloso. No, oggi zero, come dicevi te nella cronaca, quella, quando mi ha fatto il 3-2 fa così, però è stata un'azione casuale, perché eri 3-1, eri disperato, dici vabbè tanto ormai, e hai fatto quell'azione, ma se no hai paura di farla. Allora, a prescindere dalle pagelle, che poi uno deve fare le pagelle, però dico, se il contesto in generale, tutti, partendo da Andanovic, andando all'ultimo attaccante più alto, se non si danno una mossa, nel senso un po' più di movimento, un po' più di voglia, un po' più di cattiveria, sono tutte componenti che se metti assieme puoi mettere in difficoltà la squadra avversaria, che in questo caso può essere il Toro, può essere l'Atalanta, può essere qualsiasi. Perché secondo me, Filippo, scusami, ma l'Inter ha grande qualità. Vabbè, cavolo, cioè non si può dire che è una squadra che non ha qualità. Ma è per quello che ti arrabbi. Cioè bisognerebbe capire perché questa squadra è così involuta. Poi serve Darmian un po' all'indietro, lato corto dell'area, può crossare col sinistro, arriva il cross da fondo campo in mezzo, Dzeko ha un'occasione colossale, prende il pallone e lo tira 3 metri sopra l'altro, sopra la traversa. Il cross era buonissimo,
Dzeko ha spazio anche per saltare da solo e non riesce a schiacciare la palla. Da lui, pensavo fosse alta, invece ce l'aveva sulla fronte. No, era perfetta. Ce l'aveva sulla fronte. E non aveva uomini intorno, aveva il primo a due metri. Non è riuscito a dargli forza perché stava andando all'indietro. Io pensavo fosse il pallone un po' alto. No, proprio per quello. Era giusto. Visto che è andato indietro. Pensa ai calamari e farlo finire. Andando indietro, lei era la palla perfetta. Andando indietro non hai la spinta che si dovrebbe avere per piazzare. Non è la forza nel collo per dare però i miei calamari niente male. Adesso l'Inter che sembra crederci di più, Barella, vediamo se si sveglia. Barella prova a lanciare Dzeko, no, pallone imprendibile. Barella disastroso, no. Come spirito, ora c'è il cartellino giallo per Lukic. Cialanoglu nettamente il migliore a livello fisico, a livello di spirito, a livello mentale. Lui è l'unico, poi può giocare bene, male, però come atteggiamento ci sta dando, si fa vedere, cerca di... questo però... ecco i cambi, due da una parte e due dall'altra. Fuori Dzeko, dentro Correa, fuori entra Bastoni, fuori Dumfries. Quindi Darmian va a fare la fascia destra, Di Marco va a fare la fascia sinistra e Bastoni va a fare il terzo di difesa e compone De Vrij, Skriniar, Bastoni. E palla 4 pazzesca, 4 persa 4 dall'Inter, 3. Limite dell'area di rigore ancora Vlasic, entra in area, punta Bastoni, palla sul sinistro, il tiro parata di Handanovic. Lancio di Di Marco, morbido, sulla tre quarti per Correa che rimane piantato per terra, rubato palla al Toro e va ad attaccare 4 contro 3. Qui Vlasic un po' lezioso, tira molto lento, facile la parata di Handanovic, ma così, ragazzi miei, non va per niente bene, ma proprio per niente. Di Marco dà una palla che non esiste al mondo. E Correa non fa niente per proteggerla. Correa è appena entrato. Ma la cosa che mi fa impazzire è che sono piantati per terra. Correa per Lautaro, numero di Lautaro su Gigi, vediamo Lautaro si lancia in porta, il destro in due, vanno a murare il tiro, bravissimo Lautaro qua da solo, si inventa l'azione offensiva, bravissimo Lautaro, ora c'è un fallo di De Vrij, bravo Lauti, in questo caso si è creato da solo un'azione da gol. Migliore in campo. Ma scusami, ma c'è la Noglu, mi togli? No vabbè, ma ragazzi, cioè, io non so, spero di avere torto io e ragione lui, perché vuol dire che le cose andranno bene, ma io veramente, ma Cialanoglu mi stai togliendo, cioè Barella e Brozovic non pervenuti, lenti, impacciati, imprecisi, Cialanoglu faceva la differenza in mezzo al campo, mi togli Cialanoglu, vabbè, Barella, vediamo, magari ha ragione lui, cross, sbagliato, respinge la difesa del Toro che prova a ripartire, un po' di confusione qua nel Toro, palla sulla sinistra, rimane in campo, no? Però... fallo laterale a favore dell'Inter. Ma adesso io non voglio, mi interrompo. No, ma l'abbiamo detto tutti, c'era uno migliore in campo dell'Inter, credo che fossimo tutti d'accordo, no? Cioè, mi piace Filippo che dice come l'ha pensato, al contrario di quello che hai detto tu. No, credo che hai fatto un'analisi perfetta, perché se chiedi a tutti, Ciala era migliore. E quindi se ce la fa. Ma è stata surreale la scena? Non toglierei Di Marco perché crossa, né tantomeno Cialanoglu. Fuori Di Marco e Cialanoglu. Lautaro al limite dell'area di rigore, viene messo giù, non c'è fallo secondo l'arbitro. Non usciamo più dall'area di rigore. Riparte l'Inter, certo. Lautaro protesta. Mkhitaryan cambia tutto sulla destra per Bellanova. Vediamo Raul che ha una buona possibilità di farsi vedere e cade da solo. Per fortuna si rialza, Raul si accentra, palla sul sinistro, poi all'indietro buona la progressione dopo un inizio incerto, poi Brozovic, l'ennesimo pallone della sua partita, ancora Bellanova, 78 di gioco, mi ha tolto Ciala, io veramente non so cosa dire, cioè, 88, 2 minuti al 90esimo più recupero, Barella, tre quarti di sinistra, punta l'avversario, poi verticale per Gosens, che va a cercare un buon corridoio per Correa. Io devo commentarlo, Correa. Mkhitaryan. Ancora Correa. Io c'è la palla, ragazzi. Allarga per ragazzi, Bellanova. Manovra lenta e prevedibile. Bellanova arriva al cross. Questa volta non sembra male. È un po' troppo alto per Gosens. Si inserisce Bastoni. Serve di petto Barella. Barella buono per Brozo. Oh, Marcelo Brozovic. 89esimo. Marcelo Brozovic. 1-0 per l'Inter. I due peggiori in campo. Cross di Barella. Gol di Brozovic sull'uscita di Milinkovic-Savic.
1-0 per noi, minuto 89. Mamma mia, ragazzi, mamma mia. Filippo, com'erano i due peggiori in campo? A parte quello, ma sono i due che nella difficoltà dovrebbero. Ah, beh, dovrebbero fare la differenza. Beh, ci mancherebbe. E l'hanno fatta. In questo caso è quello che gli si chiedeva. Esatto. Pennellata di Barella. Sì. Pennellata. Sì. Guarda. No, guarda, che assolutamente regolare la posizione di Brozovic che anticipa il difensore. Se lo perde il numero 14, vero? Sì. Adesso è entrato nuovo, quindi. Se lo perde totalmente, si dispera, ma insomma fa la frittata. Ilian. Una partita che poteva avergli fatto 4 papagne o 4. Quattro papagne, sai cosa sono le papagne? No. 4 gol. Si diceva papagne ai nostri tempi, Becca. Eh sì. Inter che con questi 3 punti sale a quota 12. La disperazione del giocatore del Toro che si è perso totalmente. Brozovic. Inter in vantaggio a 30 secondi dal 90esimo. Adesso ci sarà da recuperare. Siamo tra i 3 e 4 minuti, non credo molto di più. Ma non esiste. Prova a buttare dentro Singue, Pellegri, Paro, ma insomma la frittata ormai è fatta, è già comunque. Ma no. Allora, posso dire anche qua, prima il Becca con Filippo si parlava dei cambi, no? Anche qua, secondo me, prima devi farli, perché adesso ormai non c'è più tempo. Certo. Cioè, vedi che la tua squadra comunque è in difficoltà, perché come abbiamo visto noi, l'ha vista anche loro. Prova a cambiare 2 giocatori, mettene dentro 2 freschi, forse riesci a fare qualcosa in più. No. Poi hai preso un gol su una palla proprio bruttissima, perché non puoi prendere gol così. Palla ad altezza d'uomo, dai. Ma dai. Però gli ha messo, però lì nel mezzo gli ha messo un pallone d'oro. Ma dai, smettila. Al millimetro, guarda. Non deve passare ad altezza d'uomo nell'area di rigore. Addirittura 5 minuti di recupero. Sì, 5 minuti di recupero. Appena iniziati, 30 secondi sono iniziati. Capisci qual è la differenza? 4 minuti e mezzo al termine della partita. La sbloccata Brozovic su cross di Barella. Adesso rivediamo Brozovic direttamente in gioco. I due che fino a questo momento, fino al momento del gol, che avevano veramente deluso, invece escono nel momento più importante. Adesso però c'è da tenere, perché la partita non è finita. Lautaro all'indietro per Mkhitaryan. Lancio a cercare Correa che prova ad andare via. Ma non esiste. Non bene Correa, fallo laterale per il Toro, zona difensiva di sinistra, passato il primo minuto di recupero, ne mancano 4. Gigi Correa prova a pressare, palla Milinkovic-Savic. Dai Correa, dai, ancora ce l'hai. Lancio lungo di Milinkovic-Savic a scavalcare il centrocampo, a cercare Pellegri di testa a bastoni, la palla viene presa da Vlasic, va a chiudere Barella, fallo laterale per il Toro che rimane in zona offensiva, va a prendere il pallone Singo che lo sradica dalle mani della raccattapalle. Singo va a cercare probabilmente Pellegri, vediamo un po', Pellegri si smarca, ma si smarca anche Vlasic, poi dentro l'area di rigore anche l'altro compagno, adesso non vedo chi, pallone dietro ancora per Singo. Il pallone preda di Brozovic che va a cercare Lautaro che subisce, bravo Lauti, furbo, intelligente, va a pescarsi un fallo che fa passare i secondi, 180 secondi alla fine della partita, vediamo il fallo di Lautaro che secondo me ha fatto una grande partita. In una situazione come quella di oggi Lautaro ha fatto una grandissima partita. Sì, loro due sono stati anche nel marasma generale prima del gol, erano quelli che ti facevano vedere che. Sai che se invece di trovare gli attaccanti del Torino veramente trovi due che hanno un po' più di qualità, Becca. Sono contento, diventa che parli così, Giacomo. No, perché io quando si parla se avesse no. Vuol dire che no, ti dico qua si è messa in mostra la differenza di qualità. Sì. Perché comunque contro una squadra come l'Inter tu hai avuto 4-5 occasioni e non erano difficili. Una non la metti dentro, alla fine la squadra avversaria ha più qualità di te, anche se gioca peggio. Dopo comunque quando il Toro è calato sul trasferto fisico, sì, l'Inter ha giocato meglio. Attenzione che ora il Toro è in avanti, lancio a cercare Barella, spizza, attenzione che Gosens è tagliato fuori, Singo, lato corto dell'area di rigore, Singo va, è veloce, attenzione, Gosens va in chiusura, in scivolate, forse guadagna anche fallo laterale, no, non secondo guardialine, Gosens si lamenta, fallo laterale per il Toro, Singo metterà la gittata lunga all'interno dell'area di rigore, quindi batterà praticamente un corner con le mani.
prende la rincorsa Singo, palla alta in area di rigore, Andanovic fa una mezza uscita, poi la palla rimane lì, Gosens di testa, attenzione che però si è aperta la faccia di un giocatore del Toro, gli esce sangue in uno scontro con De Vrij, non so come sia messo De Vrij, sicuramente so come è messo il giocatore del Toro, rivediamo. Testa contro testa molto brutto. Testa contro testa molto brutto. Il giocatore del Toro ha il sangue che esce dalla testa. Non so se è l'arcata sopraccigliare, non ho visto. Ho visto solo del sangue. De Vrij non l'ho visto perché ha la faccia in terra. Però lo scontro è stato molto violento. Quando manca un minuto e mezzo al termine della partita, vediamo, aspettiamo di capire la situazione qual è. Vediamo, Tanto chi è il giocatore del Toro a terra, te lo dico subito perché mi sembra... Arrivo, Una bella zucca. Datemi un secondo. De Vrij a terra. Ma De Vrij sembra messo credo decisamente Ican. Meglio. Credo che sia Ican. Si dice così, vero, Jack? Sì, Ican. Sì. No, sai perché, secondo me, Francesco, perché De Vrij va con la fronte. Sì, cioè, l'altro certo. Invece con la testa laterale... sulle tempie, perciò è molto più morbido. De Vrij è andato di testa piena, ma brutto scontro. Credo brutto che scontro. Da quando si ricomincerà si giocherà ancora un minuto e mezzo, perché l'incidente è arrivato a 93:30, si arrivava a 95, quindi un minuto e mezzo credo che da quando si riprenderà sarà 90 secondi. Tanto vediamo il cartellino giallo per un... medico dell'Inter che forse è entrato in campo quando non poteva. 5 minuti sono scaduti, però per un minuto e mezzo non si è giocato e quindi rimessa per l'Inter. Penso che da adesso in poi si giocherà un minuto e mezzo, quindi 96:45 dovrebbe finire se ho fatto bene i conti. Fischia l'arbitro. Lancio lungo di Andanovic a scavalcare il centrocampo. Natush, fallo laterale a favore del Torino, zona difensiva di destra, si incarica della battuta Singo, tanto è pronto a rientrare il giocatore del Toro, quindi con una fasciatura, niente di preoccupante per lui, parlo di Ican ovviamente, pallone indietro di Singo, che va a cercare Gigi, brutta palla di Gigi per Milinkovic, che però è bravo a stoppare, però sbaglia ancora il Toro, ma riesce comunque a lanciare, a scavalcare il centrocampo, bastoni di testa, Mkhitaryan, poi Bellanova, alza un altro campanile, Correa non ci va, ci va Lautaro, Correa non ci va mai, palla alta ancora per Barella che subisce anche un fallo, Lautaro subisce fallo. Fallo 96 di gioco, entriamo nel 97esimo, dovrebbero mancare ancora 40 secondi alla fine, sta a terra Lautaro, cerca di guadagnare qualche secondo, partita veramente molto lunga per l'Inter che insomma ha sofferto veramente tanto anche oggi. Se l'è andato a cercare bene questo fallo. Io credo che Lautaro insieme a Calhanoglu sia stato il migliore in campo, insieme al portiere anche Andanovic. Tutto pronto per il calcio di punizione, Brozovic, credo che ci siano ancora 20 secondi da giocare, a meno che non si arrivi fino al 97esimo, pallone all'indietro, aspettiamo solo il fischio dell'arbitro, no, non arriva adesso, palla da Andanovic, 96:37, Andanovic prende ancora qualche secondo prima del rilancio, e poi ancora, aspetta che arrivi Pellegri, lancio lungo, finita, vinciamo una partita soffertissima, giocata male, non siamo ancora a un buon livello, ma i tre punti erano importantissimi oggi, per sbloccarci anche un po' a livello mentale, non abbiamo subito gol, e quindi anche quella è una cosa che ci può dare una mano in ottica futura, vincere oggi era non fondamentale, di più. Vinciamo contro una squadra che c'era davanti in classifica, che secondo me era in un gran momento di forma, che ha giocato un'ottima partita e meritava sicuramente molto di più del risultato di adesso che è venuto fuori, però vincere oggi per l'Inter è una manna dal cielo. Eh sì, perché è un po' un brodino se vogliamo, però serviva, dopo la sconfitta nel derby, la sconfitta in Champions, bisognava rialzare la testa. Era fondamentale perché non ci speravamo, ma non ci aspettavamo una grande prestazione, c'era da portare a casa il risultato. Però questa è la base per ripartire e ricreare, cioè non li vedo felici, cioè anche durante la gara, e guarda caso i due giocatori che abbiamo individuato, perché li abbiamo individuati, Barella e Brozovic, sono quelli che ci aspettavamo a livello di personalità che facesse crescere anche tutto il gruppo,
alla fine hanno fatto loro due la zampata vincente che dovrebbe essere una base per ripartire. Però secondo me, becca, questa è una partita tranello per l'Inter, perché adesso tu vai a casa con i tre punti, non no. Tu, dico l'Inter, convinto, conti no. Solo i tre punti, no, Giacomo, no, no, conta i tre no, punti, poi devi lavorare. No, io invece sarei preoccupato, perché nella prestazione non gli do 5 alla prestazione. Poi dopo ti do 10 sul risultato, quello sicuro. Ma io sarei preoccupato della prestazione, perché comunque non c'è stata una reazione. Poi puoi perdere, non è che se tu giochi in casa, comunque dopo un periodo che non va bene, non c'è stata una reazione. Finché il Toro non ha mollato sotto l'aspetto fisico, l'Inter non c'è stata. La cronaca di Filippo ti lascia spazio. Però, non riuscivano a fare un passaggio. No, poi hai vinto, perché tanto di cappello, perché hai fatto i tre punti. Sì, ma io sarei preoccupato dalla prestazione, perché non sono uscito dal tunnel adesso. Sono dentro. Quello, ma nessuno ha detto quello. No, dico, abbiamo fatto i tre punti, spero. Questa partita, secondo te, dà del coraggio al giocatore, perché non sa che ha giocato, da morale devi ripartire, no, se sono stato il primo, no. Sono stato il al giocatore ti dà morale, non se ne sono accorti che ha giocato male? I giocatori, no, ma porti a casa la vittoria, il risultato ti dà morale perché hai portato a casa tre punti, ma sul piano della prestazione, cioè, hai fatto 10 e devi arrivare a 100. Sì, ma io sono d'accordo, cioè, Becca dice quello che dici tu, nel senso abbiamo giocato male, ma vincere una partita sporca così, in un momento difficile, può darti un po' più di tranquillità. No, cioè, arrivate al risultato, non la vinci, è 100 volte peggio. Dovrebbe essere peggio, però stasera scopro che non è così. Io invece sarei preoccupato, io porto a casa il risultato, quello è giusto, benissimo, i tre punti è quello che mi interessa. Però la prestazione di ogni singolo giocatore... Jack, ma va bene, però sai benissimo che, meglio di me e di tutti gli altri, che da un giorno all'altro la testa può farti cliccare qualcosa. Una vittoria così, hai rischiato di perdere, così, può darti quella spinta in più. Però io, in questo momento, se io fossi Inzaghi, nel momento in cui vado a parlare con la squadra, martedì, lunedì, quello che è, capito cosa voglio dire? Certo. Ragazzi, siamo in chiusura, grazie, Filippo Tramontana, ciao. Morina, Tiziano Crudelli, Evaristo Beccarossi, Giacomo Ferri, che ritorneremo naturalmente dopo, 20:45, terza parte di Diretta Stadio di oggi con Sampdoria Milan, tra poco.